Non si sentiva molto bene e non era nemmeno sicuro di poter fare la gara, che però ha comunque voluto provare a fare e è successo. A 16 anni non bisogna morire in moto né. Sì, esatto, correvamo lo stesso campionato. Era un ragazzo che nei paddock era sempre solare, comunque molto estroverso e amico di tutti, un ragazzo che non si meritava che succedesse. Qual è l'ultimo ricordo che hai di lui? Di suo padre, che un paio di settimane prima della gara era venuto a vedere la pista perché lui non si sentiva molto bene e non era nemmeno sicuro di poter fare la gara, che però ha comunque voluto provare a fare e è successo. Ero nel suo team da quando era bambino e cioè è sempre stato appassionato di moto con suo papà. L'ha portato suo papà nel mondo delle moto. Che la domenica vai a coltivare la passione che hai con la famiglia, succede una cosa così. Anch'io ho il figlio che corre, vado in moto anch'io e purtroppo succede, ma poteva succedere anche sulla strada. Avevamo letto di questa notizia, abbiamo letto che era lui. Adesso non è più piccolo, però c'è cioè, molte volte a ricreazione ci parlava insieme, magari così avevamo comunque un buon rapporto. E nel motorino c'ho la sua foto attaccata al portachiavi. Penso che una cosa bella, tra virgolette, che se n'è andato facendo una cosa che gli piaceva. A 16 anni non bisogna morire in moto né.